compiere è giusto, anche perché insomma è sabato, ci sono esigenze di carattere familiare, di conseguenza dobbiamo cercare di ottimizzare i tempi come meglio appunto sarebbe necessario. Io mi scuso perché il sindaco purtroppo per motivi familiari è assente e fuori regione e quindi non è presente per portare il suo saluto. Mi ha delegato anche a questa funzione, oltre a quella di moderatore, di conduttore di questa presentazione di lo spazio, rivolge lo spazio del tempo agli uomini e di conseguenza saluto i relatori che sono qui presenti, a partire dall'avvocato Domenico Romeo, il dottore Vincenzo Cataldo, il dottore Domenico Capponi e il dottore Danilo Franco, che lo conoscete tutti, è il nostro compaesano e quindi non ha motivo di essere presentato, almeno lui. Per gli altri poi diremo qualcosa. Intanto il motivo di questo convegno, noi partiamo con l'esigenza di continuare quella che è stata da sempre la ricerca storica su Bivongi, perché la documentazione che già è disponibile, edita e quindi che arricchisce un pochettino anche il patrimonio culturale di questo paese è abbastanza consistente, però non era sufficiente, non è tutto. Ricordo che in passato sono state pubblicate, non cito i libri più antichi, più remoti, come quello del Don Giuseppe Raspa sul Bivongi del paese Norma Nostra, ma vorrei un po' citare il saggio di Rocco Di Lando sul libro La Locride, che è del 1963 questa pubblicazione. Poi il primo vero convegno storico su Bivongi risale al 2006, quando si era celebrato i 1000 anni di storia del paese con un convegno specificatamente organizzato, ha partecipato anche Danilo in veste anche di relatore e di autore. Io saluto intanto Promovideo e Telemontestella che stanno effettuando le riprese per questa diffusione su web e naturalmente anche sulla TV locale. E quindi li ringrazio anche per la loro presenza e per il loro ruolo di documentazione di dovere di pubblicità di questo convegno, perché tutti i convegni hanno un risalto di carattere storico, culturale, sociale e poi, se vogliamo, anche economico, come dirò fra poco. Vi dicevo l'esigenza di questo convegno perché era dal 2006 che non c'era stato non si era fatto il punto della situazione sui documenti che almeno esistono in archivio. Ci sono state belle pubblicazioni, del resto non poteva mancare il catasto onciario e Vincenzo Cataldo è un esperto di catasti onciari sul territorio ed è stato pubblicato da Ugo Franco proprio nel 2008. Poi nello stesso anno nasce un altro libro che è quello di Padre Damiano Bova, Bivongi nella Valle dello Stilaro. Nasce un altro libro che è Bivongi, il culto di Mamma Nostra, sempre dello stesso autore Padre Damiano Bova. Non vorrei dimenticare qualche altra pubblicazione, ma comunque c'è stato anche un libro importante di Ernesto Franco sulla storia, frammenti di storia di Bivongi, e poi un altro libro successivamente, qualche anno dopo, su piccole storie. È un condensato di storie, di avvenimenti, di fatti, di personaggi che sono vissuti in questo territorio, in questo paese e che meritano la giusta evocazione, la giusta citazione, il giusto ricordo, quindi hanno necessità di essere anche ripresi questi argomenti, questi concetti e soprattutto focalizzando alcuni aspetti di carattere proprio storico. Gli autori che qui trovate, che qui vedete,
sono tutti ricercatori di archivi, cioè sono degli archivi, non archivisti nel senso della professione, ma ricercatori nel senso più stretto della documentazione storica, perché la documentazione storica si fa attraverso gli atti di archivio, può essere anche una documentazione storica di carattere archeologico e può essere anche una documentazione di carattere verbale, cioè di tramandare alcune notizie di carattere soprattutto a voce. In questo caso i nostri autori hanno fatto fondo agli archivi di Stato di Catanzaro, di Reggio, di Locri, l'archivio storico di Napoli soprattutto, e quindi è stato un lavoro d'equipe alquanto importante che ha dato dei risultati nuovi, inediti, come dicevo. Perché questa pubblicazione? Intanto perché è chiaro che la ricerca storica non è solo un fenomeno culturale. La ricerca storica, così come la cultura, è anche un'esigenza di valorizzare il territorio, di valorizzare un paese, perché attraverso la cultura, attraverso queste conoscenze, si possono realizzare, si possono costruire i progetti. I progetti del futuro nascono dalle fondamenta della cultura e soprattutto della conoscenza. Senza di questi argomenti non si può costruire. Vi faccio un esempio pratico. 40 anni fa, alcuni ragazzotti di questo paese hanno fondato una cooperativa, la CAI, la Cocintomo, che poi è confluita nella CAI. Da quella storia, da quella ricerca, da quell'avventura si è costruito il concetto di archeologia industriale. In Calabria non era nemmeno citato questa citazione, questa dizione. Sono nati, si sono sviluppati dei progetti, finanziamenti che sono arrivati e finalmente diciamo c'è una realtà che andrebbe comunque maggiormente valorizzata, soprattutto con un'azione politica ferma sulla cultura, sul progetto culturale integrato. È un progetto che avevo come assessore alla cultura, avevo avviato in una serie di iniziative, purtroppo non ha trovato sponda in alcuni finanziamenti del PNRR, ma sarà la prossima amministrazione diciamo a riprendere questo progetto, se lo riterrà opportuno, e riproporlo. E il problema poi che è appunto della cultura non è soltanto aver scritto un libro, perché noi diciamo, noi pensiamo che questo non è l'ultimo libro della storia del Bivoggio. Sicuramente ce ne saranno altri, lo aspettiamo, questo convegno serve proprio a questo, a promuovere, a stimolare ulteriormente la ricerca, perché la storia del Bivoggio non finisce oggi. Oggi è solo una pagina, un tassello del mosaico della grande storia del Bivoggio che come vedrete, come mi confermeranno i relatori che sono qui, si compone di grandi passaggi di carattere storico e documentario. E mi premeva dire anche qualcos'altro. E niente, era un nostro dovere quindi proseguire quell'esperienza del 2006, noi l'abbiamo fatto con una delibera di giunta, abbiamo nel 2023, dopo un convegno che avevamo fatto in piazza piazza Alberto I il 19 agosto, abbiamo pensato proprio di costituire questo gruppo storico-scientifico finalizzato proprio alla pubblicazione di alcune diciamo, ricerche che loro stavano conducendo e che avevano già presentato, anticipato in quella serata. Ecco, questo è il motivo di fondo per cui siamo stati lieti di fare questo convegno. Vi ringrazio per la vostra presenza qualificata e soprattutto vi ricordo che già diciamo che è in itinere la fase di pubblicazione degli atti, quindi una volta che saranno stampati con l'editore che è qui anche presente
saremo lieti di divulgarlo nelle forme più, diciamo, pubbliche e di partecipazione. Bene, io chiudo qui dicendo grazie ancora ai nostri relatori, passando a presentare il dottor Domenico Capponi, che tratterà di Vongi e la certosa di Santo Stefano del Bosco, una questione demaniale e contese giurisdizionali, è uno studio abbastanza approfondito sulla storia, soprattutto sul periodo del feudalesimo, quando Bivongi era appunto un feudo abbastanza costretto da situazioni di carattere anche religioso, sotteceva a delle regole ben precise e quindi c'erano delle situazioni anche di sfruttamento di carattere sociale ed economico. Non dico altro, passo a lui la parola e lo ringrazio soprattutto perché con molta competenza, molta dedizione ha veramente trattato un argomento di particolare attenzione. Grazie. Questo mio primo intervento sarà molto rapido, sia per non sottrarre tempo prezioso ai più competenti relatori che verranno dopo di me, e sia, diciamo, l'ora particolare. Nella ricostruzione delle vicende storiche di Bivongi, questa iniziativa che l'amministrazione comunale ha voluto proporre, e per la quale ringrazio il sindaco, l'amministrazione e in particolare l'assessore Metastasio, ha la finalità, come accennava lui stesso, di pervenire a nuovi approfondimenti, gettare nuova luce su alcuni aspetti magari che in passato, negli studi che lui ha ricordato, erano rimasti in ombra, con una metodologia di ricerca che è quella che gli storici chiamano di continuità e discontinuità, cioè di far salvi i risultati ottenuti fino adesso dagli autori, dai ricercatori che si erano occupati di Bivongi, ma nello stesso tempo andare oltre, ecco la discontinuità, andare oltre apportando nuove acquisizioni documentali, nuove conoscenze e trattando delle questioni storiografiche che appunto non erano state affrontate in maniera specifica. Lo scopo della ricerca che è stata intrapresa, almeno per quanto riguarda il filone di indagine che mi è stato assegnato e che inizia in questo periodo, ma essendo un lavoro abbastanza complesso si protrarrà anche nei prossimi mesi, sì, parte da una questione storiografica particolare, e cioè indagare, approfondire, cercare di ricostruire in maniera approfondita il significato originale della dipendenza che il casale di Bivongi aveva non con Stilo, non era casale di Stilo, ma era un centro demico di pertinenza del monastero di Santo Stefano del Bosco di Serra, meglio conosciuto in epoca contemporanea come Certosa di Serra San Bruno. E quindi l'obiettivo è quello di ricostruire il significato politico, sociale ed economico di questo rapporto, come si diceva allora, di vassallaggio, con una terminologia medievale ma che è transitata anche in epoca moderna, di questi casali come Bivongi
che erano stati assegnati in epoca normanna al monastero di Santo Stefano del Bosco, in un contesto di storia di lunga durata, cioè vedendo dal Medioevo e passando per i primi secoli dell'età moderna, come questa relazione, come questo rapporto si è svolto. E vi anticipo, per farla breve, che un rapporto a volte di collusione, cioè la Certosa unitamente agli abitanti del Casale di Pivongi difendeva i propri diritti, difendeva il proprio territorio, soprattutto dall'università di Stilo, perché lo si dice chiaramente negli atti di causa, questo territorio è un territorio molto complesso dal punto di vista, diciamo, della territorializzazione, cioè da come si è svolto il processo di insediamento territoriale, perché c'era il territorio dell'Università di Stilo con i suoi casali, Pazzano, Riace, Guardavalle, Stignano, Camini, e poi questo territorio aveva da un lato nel corso della sua storia gli insediamenti, le proprietà prima del monastero di San Giovanni Teresti e poi ancora di più tutti i territori, i possedimenti della Certosa di Santo Stefano del Bosco. Per cui era un territorio, come dicono loro negli atti, promiscuo. E questo ab antico tempo, cioè da sempre, per cui vi erano cittadini di Pivongi che avevano dei fondi prediali in un territorio di questo tipo e l'università di Stilo pretendeva che si pagasse per esempio la tassa della bonatenenza, come si diceva allora, o colletta, cioè una tassa che nel regno di Napoli andava a colpire il possessore dei beni fondiari, oltre coloro che avevano dei censi su immobili, e quindi quando si trattava di abitanti o di beni di Pivongi, la Certosa insieme a questi cittadini faceva fronte comune e diceva: no, alta, questo è un casale di cui noi siamo i patroni, loro sono i nostri vassalli, e nelle donazioni ai tempi del normale che ci sono stati dati dal Gran Conte Ruggero, queste donazioni, questi casali sono stati a noi assegnati liberi ed esenti da qualsiasi imposizione, quindi voi non potete tassare. E questi erano, ecco, rapporti di collusione, ma vi erano anche rapporti di collisione. La comunità di Pivongi aveva, l'università di Pivongi aveva anche dei rapporti di collisione, di scontro con la Certosa. Negli annali cartusiani, per esempio, si ricorda un priore della Certosa della seconda metà del Cinquecento, un certo Don Marco Bono, che Bono all'epoca il cognome era un po' ballerino, apparteneva a una delle famiglie nobili, che era il priore di questa Certosa, e viene ricordato negli annali certosini, negli annali cartusiani, come una persona che aveva sedato, quindi evitato tantissime liti con la comunità di Pivongi. E questo indice che i rapporti erano anche conflittuali, quindi non solo di collusione, ma anche di collisione, di scontro. E poi i procuratori della Certosa, il priore, intervenivano anche nelle elezioni del sindaco, e ci sono delle cause a Napoli dove
sia per quanto riguarda Limoges, ma sia anche per quanto riguarda Serra San Bruno, che era un altro dei casali che erano di pertinenza della Certosa, viene detto proprio questo, soprattutto lo scontro era con Serra, cioè i priori della Certosa interferivano nelle elezioni dei sindaci perché pretendevano che si eleggessero sindaci e eletti, cioè quelli che venivano, diciamo, facevano parte dell'amministrazione comunale, persone di proprio gradimento, anche quando vi erano impedimenti che le prammatiche di allora, cioè le norme di allora, lo evitavano. C'era gente, per esempio, che era imputata di alcuni reati, oppure era fuoriuscita, cioè era una specie di latitante, e quindi non poteva candidarsi a essere eletta. E nonostante questo, la Certosa faceva pressione perché venissero eletti, quindi c'erano dei rapporti, diciamo, non sempre di collusione, ma erano rapporti di collisione. E poi Bilongi aveva questa sorta di enclave certosina che era rappresentato dalla Bilancia dei Santi Apostoli. Che, diciamo, premeva sui fondi rustici, sui coltivatori, perché pagassero determinate prestazioni. Ora, tornando per un momento al discorso precedente, sorvoliamo il periodo basso bizantino, cioè laddove Bilongi già nel X secolo è un casale intorno a stilo come tanti altri, e all'epoca ancora la Certosa non esisteva, San Bruno non aveva ancora fondato il suo cenobio, insomma. E quindi Bivoggi nasce in questo periodo, diciamo, dell'ultimo periodo bizantino, quindi tra il IX e il X secolo, anzi si è con sicurezza che nel X secolo esistesse già Bilongi, come esistevano tutti i casali che facevano corollario alla città di Stilo, che era l'unica che aveva, diciamo, la dignitas istituzionale di città, perché era un centro dove vi era l'autorità amministrativa, giurisdizionale, e vi era anche, e svolgeva anche funzioni in materia ecclesiastica. Quando si dice che a Stilo vi era una sede di vescovado, spesso avete sentito, c'è questa polemica se vi era un vescovado o meno a Stilo. In realtà questo risale al periodo bizantino, dove i centri più importanti fondati dai bizantini e dall'autorità bizantina doveva avere determinate caratteristiche, e una di queste caratteristiche è che lì vi fosse anche un centro ecclesiastico, oltre a svolgere funzioni di difesa nel territorio circostante. Che già nel X secolo esistesse Bivongi viene provato, e quindi facesse parte di questa rete di villaggi rurali che erano stati creati quando la popolazione si era ritratta dalle marine, che ormai, per ragione di malaria, per ragione del pericolo, diciamo, dell'invasione saracena, si erano ritirate all'interno e si erano creati questi centri in altura, che erano fondamentalmente dei centri di difesa, facendo nascere intorno tutta una serie di economia di sussistenza basata ovviamente sulla coltivazione dei fondi, sull'allevamento. Quindi e si forma in questo periodo quel panorama, quel paesaggio agrario che poi si perfezionerà nei secoli successivi, e che
esistesse già nel X secolo di Longi, indirettamente lo provano alcune rilievi archeologici. Nella chiesa di San Giovanni Decollato sono stati fatti dei lavori e dove sono venuti fuori dei frammenti di ceramica riconducibili proprio ai secoli X e XI secolo. Ma ripeto, nei primi vent'anni della dominazione normanna, e precisamente tra il 1093 e il 1094, i nuovi dominatori della Calabria, i normanni, attraverso una politica che era quella che si suol dire di latinizzazione del territorio, portata avanti dai nuovi dominatori insieme al papato, cioè quella di trasformare dei territori che erano di cultura e di religione greca, occorreva trasformarli, latinizzarli, per cui la fondazione certosina di Serra rappresentava uno dei baluardi della nuova latinizzazione, per cui i dominatori d'allora, Roberto il Biscardo e suo fratello il Gran Conte Ruggero, che avevano programmato la conquista di tutta la Calabria, concludendola nel 1060 con la presa di Reggio, prendono Stiro, poi Stiro si ribella per qualche decennio e definitivamente viene il territorio conquistato nel 1071. Svolgono una politica quindi di favoreggiamento attraverso le popolazioni, attraverso questi nuovi centri monastici come la Certosa, dotandola di territori, di privilegi e persino di vassalli, come venivano chiamati all'epoca, cioè di uomini che con loro famiglie e i loro beni venivano come delle cose assegnate insieme ai territori, al monastero di Santo Stefano del Bosco. Dicevamo della grancia dei santi apostoli qui a Bivongi, che ovviamente pretendeva sui contadini che lavoravano, 5 minuti termino, pretendevano che venissero pagate determinate decime, perché la Certosa sui suoi villani, sui contadini che lavoravano le terre, riscuoteva, oltre che decine del loro raccolto, anche pretendeva delle prestazioni personali, si chiamavano angarie, parangarie, cioè delle corvée, che erano una prestazione personale, quindi dovevano lavorare la vigna, dovevano andare nei loro boschi a tagliare legna, dovevano trasportare merci, dovevano recapitare poste, eccetera eccetera. E per cui diciamo, in particolare i grangieri dei Santi Apostoli facevano molta pressione sui cittadini di Bivongi, tant'è vero che alla fine si ottiene un accordo tra il padre Nicola Pileggi, che era il priore della Certosa e Santo Stefano del Bosco, e l'Università di Bivongi, con cui si stabilisce che i cittadini, i particolari, come si chiamano adesso, dell'Università potessero liberamente esercitare il diritto di fare legna, di pascolare gli ovini, i bovini, i suini, senza pagare alcunché, sulla base dell'esercizio degli usi civici. Gli usi civici erano dei diritti che i cittadini dei comuni esercitavano da tantissimo tempo, e quindi in un certo senso ne avevano acquisito
come si dice, l'usucapione. Non solo, ma poiché la Certosa aveva nel territorio di Bivongi tantissime fonti date a censo, cioè date a delle persone che periodicamente dovevano pagare una somma di denaro per poter usufruire questi fondi, proprio per compensare l'università di questa presenza, la Certosa avrebbe versato annualmente 18 ducati. C'è qualche altro minuto? Ovviamente, cosa era il potere della Certosa? La Certosa rappresentava, insieme al monastero, al convento di San Domenico di Soriano, uno dei centri più ricchi e più importanti di feudalità ecclesiastica. Cioè, non si trattava di feudatari laici, ma si trattava di feudatari ecclesiastici. Che cos'è il feudatario ecclesiastico? È colui che ha dei territori, che ha dei vassalli, abbiamo visto, e sul quale esercita la giurisdizione delle cause, le cause civili e criminali, e quindi non solo ha il potere di proprietà dei terreni, e quindi anche un potere economico, ma anche l'esercizio della giurisdizione, quindi in quella in quei territori, in questi casali di Bivongi, ma appartenevano anche alla Certosa di Serra stesso, Spadola, poi c'era sull'altro versante c'era Montauro, Gasperina. Come? Come? Bagolato. No, Bagolato no. Non c'era Bagolato. Però erano tantissimi. Erano Gasperina, Montauro, Montepaone, Serra, Bivongi, Brognatura e Spadola. E poi nel 1664 la Certosa, che era al massimo della propria potenza economica, acquista anche il feudo di Rocca di Neto, che si trova in Calabria Cito, cioè si trovava nella provincia di Cosenza. E ora immaginate, da tutti questi casali, poi la Certosa possedeva di tutto, possedeva qualsiasi tipo di industria, qualsiasi tipo di azienda, pascoli, da Vincenzo, terreni, case, era una potenza economica. E questo ovviamente dava fastidio, per cui la Certosa, ed è questo, diciamo, il filone che andremo a approfondire, in tutto il corso della propria storia non farà altro che affrontare cause, affrontare conflitti giurisdizionali con tutti, col principe di Squillace, per Gasperina e Montauro, con Spilo, proprio per via di questo territorio promiscuo. Delle cause che volta per volta vincerà sempre, perché il live motive dello scontro qual è? La giurisdizione feudale che esercitate, dicevano gli accusatori, è ingiusta, è anacronistica, non rispetta, mentre i padri certosini dicevano: noi abbiamo questi diplomi, cioè questi titoli che ci sono stati dati dai re normanni e dai re successivi, per cui l'abbiamo sempre fatto, e quindi tutelateci il possesso. In gergo giuridico si chiama tutela del possessore, cioè anche adesso, se voi possedete una cosa, anche se io dico che è mia, non posso venirvela a prendere, devo fare una causa di proprietà, e nel momento in cui vinco la causa di proprietà voi mi restituirete il bene, ma altrimenti la legge tutela il possesso che esiste. E questa era, diciamo, il leitmotiv. Alla fine, e chiudo, nel 1732 un nobile di stile, un avvocato, Raimondo Castagna, in periodo di pieno giurisdizionalismo, cioè
inizia una causa contro la Certosa, proprio ponendo alla base dei documenti che all'epoca lui riuscì a visionare e ne ebbe in possesso, documentazione preziosa che poi fu distrutta nella seconda guerra mondiale presso l'archivio di Stato, dove, e questo ve lo dico e chiudo, dove praticamente prova sia con atti notarili dei secoli passati e sia attraverso questi atti di causa come Bivongi in realtà non era mai appartenuto alla Certosa e che quei titoli, quei diplomi che loro vantavano erano in realtà dei documenti interpolati, dei documenti creati ad arte, erano appunto degli apocrifi. E nel riportare questi dati lui dice che nella numerazione dei fuochi, i fuochi erano i nuclei abitativi dei casali, Bivongi è una numerazione, è un'enumerazione del 1510, quindi che normalmente si conoscono le numerazioni dei fuochi degli anni, dei quinquenni successivi, ma non si conosceva questo dato. Nel 1510 Bivongi contava 19 fuochi. Ora il fuoco è il nucleo familiare che si stima costituito in media di 4 persone e mezzo, quindi 4 persone e mezzo diciamo per 19 era un piccolo comune, aveva un centinaio di persone all'epoca. E poi nella numerazione del 1595 invece gli abitanti assurgono a quasi 600 abitanti. Chiudo e grazie. Grazie. Poi l'unica cosa che vorrei, prima di passare la parola a Domenico Romeo, è che ho citato una serie di autori che nel periodo diciamo antecedente anche il convegno del 2006 hanno scritto su Bivongi e successivamente 2008 eccetera. C'è stato anche un autore locale che è Salvatore Riggio, che ha fatto condotto una ricerca proprio d'archivio, è stato a Napoli dove ha esaminato le prime carte diciamo disponibili in quel periodo e ne ha pubblicato alcune speculature per cui qualche notizia già era stata anticipata proprio da Salvatore. Sulla questione della Certosa continua Domenico Romeo. Sì, aspetti generali, ma voglio dire, per lui puntualizza però la situazione sulla presenza di cittadini stranieri a Bivongi in un periodo particolare e in un complessivo contesto ancora da analizzare. L'unica cosa che mi permetto ancora di aggiungere è che, ne parlavamo anche con Danilo l'altra volta, Bivongi è l'unico dei paesi del comprensorio che apparteneva al feudo della Certosa di Stato San Bruno che non rispetta l'ordine di venerare il Santo Bruno e neanche l'Annunziata, sempre questo. Quindi c'è tutta questa storia. San Bruno non è stato mai celebrato. E quindi già ripartiva un po' di contrapposizione a monte. Prego Domenico Romeo. Grazie, buonasera. Ringrazio l'amministrazione comunale di Bivongi, nella persona del vice sindaco, amico Giorgio, per l'invito. Io faccio parte della deputazione di Storia e Patria per la Calabria, che tra le finalità ha quella di promuovere questi incontri di studi e promuovere la ricerca sui nostri comuni calabresi, sul nostro territorio, naturalmente con
apportando nuovi documenti con ricerche d'archivio. E come ha detto già prima Giorgio, Vivonge è un'isola felice, in un certo senso, perché ha avuto dei bravi storici in passato. Uno è qua seduto con noi, che è Danilo Franco, che tra l'altro, per quanto riguarda l'argomento delle ferriere e di uno degli aspetti originali di Vivonge, della presenza delle miniere, è uno dei massimi studiosi in Calabria, non solo. Quindi Vivonge è un'isola felice. L'altro giorno, proprio andando verso Catanzaro con Danilo, siamo andati all'archivio di Stato di Catanzaro per trovare qualche altro documento inedito che abbiamo potuto trovare, parlavamo di fare una bibliografia non solo di Vivonge, ecco, ma del territorio che parte da Monasteraggio fino a Brancaleone, una bibliografia, ecco, di tutti questi scritti storici, aggiornarla, perché ce ne sono tante. Molte volte, ecco, ci dimentichiamo di gente che ci ha preceduto, che ha fatto anche belle ricerche, è un pochettino, diciamo, non è bello, ecco, è bene anche ricordare queste persone che hanno dedicato il loro tempo allo studio del territorio e anche allo studio di questo paese. Io parlerò brevemente di alcuni aspetti, ecco, del Settecento, perché tra l'altro ci sono tanti di quei documenti che non bastano due giorni di convegno, documenti nuovi, perché sappiamo che per quanto riguarda soprattutto il periodo medievale, Vivonge ci sono dei testi importanti. Poi c'è il catasto pubblicato da Ugo Franco, che è un testo pure fondamentale per quanto riguarda il Settecento, visto che riguarda il 1746. E come ha già anticipato Domenico Capponi, Vivonge è un feudo ecclesiastico. Cioè la Calabria, praticamente quasi tutti i comuni della Calabria del Settecento, escluso pochi, si contano sulla, erano dati e concessi in feudo. I comuni all'epoca si chiamavano Università Sicilium, cioè l'Università dei Cittadini, la distinguere dall'Università Studiorum, dall'Università degli Studi, e pochissimi erano demaniali. Stilo, per esempio, era uno dei pochi demaniali, si contavano sulle punte delle dita. Vivonge e gli altri erano tutti concessi in feudo a delle famiglie, le classiche famiglie feudali, mentre Vivonge e altri comuni calabresi erano concessi in feudo, sì, ma un ente ecclesiastico, la cosa di Santo Stefano del Bosco, tanto che qua è il frontespizio di un volume del Settecento, dove il padre Saverio Cannizzari era il priore della Certosa e aveva il titolo di barone delle terre di Serra, Spadola, Vivonge, Montauro e Gasparina. Quindi c'era questo titolo di barone. E non solo, quando i sindaci, che duravano un anno nel Settecento, finivano il loro mandato e quindi davano i conti venivano poi revisionati e sottoscritti anche dal barone, dal priore della Certosa di Santo Stefano del Bosco, quindi per controllare, quindi c'erano un controllo diretto in un certo senso della Certosa, anche sull'attività amministrativa vivongese. Come la maggior parte dei nostri comuni della zona, Vivonge aveva tre classi sociali principali. La classe più numerosa era quella dei braccianti e dei massari. I massari erano quelli che possiamo definire ora dei piccoli imprenditori agricoli. Poi c'era la classe artigianale, una classe abbastanza vasta, e poi c'erano coloro che vivevano da nobili. Non c'era proprio un serio di nobiltà, ma quelli che vivevano secondo il costume dei nobili. Io ho trovato, guardando alcuni atti, varie famiglie che vivevano secondo l'uso dei nobili. Erano la famiglia Calabrese, Micelotta, Martini, Grossi, Flauti, Barba, Princi, Arcani, Coniglio, Crea, Cuteni. Questi negli atti di notaria del Settecento sono attestati come coloro che vivevano da nobili. E naturalmente nella classe degli artigiani vanno anche inseriti in un certo senso i macellai che erano presenti, gli speziali, i farmacisti, i capomastri delle ferriere, perché c'erano tanti. Ecco, una caratteristica fondamentale di Vivonge è che c'erano Danilo naturalmente approfondirà questo argomento, era la presenza di persone che lavoravano nelle miniere, gestivano anche le miniere, e da questo punto di vista
devo dire che a Pivoggio nel Settecento c'è una comunità di tedeschi, di famiglia praticamente, delle persone che arrivavano dalla Germania, precisamente dalla Sassonia, dalla Moravia, dalla Lorena. Già il citato Riggio ha fatto un bel lavoro, un bel articolo. Io ho approfondito ulteriormente e ho scoperto che in effetti ci sono vari atti notari stipulati da queste famiglie originali della Germania. C'era un Bruno Maria Scott, Giovanni Walter. Questo Giovanni Walter, pensate, si era talmente inserito ormai nella società di Vincenzo che fu sindaco di Pivoggia nel 1761 e 1762, dopo 12 anni, ed era sposato con la Vincenzo, e la figlia, Eufrosine si chiamava, si sposò anche con un Vincenzo. Poi c'era Davide Kestner, Adamo Salomone, Matteo Sisler, Maurice, Samuel Esther, quindi sono tutti cognomi, quindi tra l'altro non erano neanche cattolici, quindi poi Danilo vedeva meglio, quindi portarono anche un modo differente di vedere le cose, una nuova cultura portarono a Bivoggio. E se in effetti Bivoggio in un certo senso si è distinto in senso positivo dagli altri comuni sia da Stilo, dal Ponte di Stilo, come dagli altri comuni limitrofi, proprio perché ci furono questi stranieri che vennero e quindi portarono un altro modo di vedere la società, un altro modo di vivere. Nella società bivongese naturalmente erano presenti, c'erano vari sacerdoti, poi Bivongese sempre meno un feudo ecclesiastico, quindi c'aveva un determinato controllo, e la società bivongese non era una società laica, era una società abbastanza religiosa, perché la giornata iniziava con la messa mattutina, poi si andava a lavorare, quindi, e ciò lo dimostra anche la presenza di varie chiese, di varie cappelle. Nel corso del Settecento io ho visto che c'erano, oltre la chiesa matrice dedicata a San Giovanni Battista, che era il patrono, e alla quale era annessa, e si dice, nel documento c'è scritto annessa e attaccata la cappella dell'Immacolata Concezione, che era veneratissima, mamma nostra praticamente, che era veneratissima tanto che il comune spendeva annualmente i soldi per fare la festa. Si facevano la festa come si facevano adesso, con tanto di fuochi d'artificio nel Settecento, e c'era una voce proprio tra i conti comunali delle uscite che erano relative alla festa dell'Immacolata Concezione. Non ho trovato, però sicuramente c'è anche i soldi per la festa di San Giovanni Battista, che si facesse lo stesso. Poi c'era una chiesa dedicata a Santa Maria, a San Nicola, un'altra a Santa Maria Paolella, una chiesa cappella di Santa Maria della Pietà, la chiesa dei Sette Dormienti, chiesa di Santeria, e poi una serie di cappelle. Erano presenti per confraterni, naturalmente la confraternita dell'Immacolata Concezione, che aveva sede dove c'era la cappella. E c'è una bella descrizione della cappella che poi leggerete negli atti, perché non mi metto a leggere, no, ci andiamo alle calendere. E poi c'è un'altra confraternita, Fratellanza del Rosario, e poi quella del Santissimo Sacramento del Venerabile. Erano tre confraternite che erano molto importanti perché operavano sul territorio, oltre che naturalmente la già citata Grancia dei Santi Apostoli, gestita da un grangiero, e una comuneria, e un monte di pietà che praticamente serviva ad aiutare la popolazione, soprattutto la popolazione più debole. Una figura fondamentale della società bivongese del Settecento era la donna, le donne bivongesi che naturalmente non solo vivevano all'interno delle mura domestiche e quindi svolgevano un'attività tesa a produrre quello che produceva il territorio, nel senso c'erano molte filatrici, ricamatrici. Noi avevamo un'economia cosiddetta di sussistenza, cioè, e quindi che succedeva? Che quello che si produceva, cioè la bambagia, il cotone, il lino, la ginestra, la seta, la lana, poi venivano lavorati, e questi lavori venivano fatti dalle donne, ed erano un lavoro purtroppo sconosciuto. Nei libri, nei classici libri di storia, non è praticamente quasi mai menzionato, non era remunerato, ma era fondamentale per portare avanti le famiglie.
ci sono tanti documenti che riguardano pure poi tantissime bivongesi, donne bivongesi e quanti mariti, purtroppo all'epoca se si era debitrici nei confronti del regio fisco, dell'università, si andava a finire in galera, si vendevano il pezzo della terra, si vendevano quelli per poter togliere fuori il marito della galera o aiutare la famiglia. C'erano purtroppo molte vedove pure, quindi l'età media non era quella che c'è oggi, quindi c'erano le varie carestie, epidemie, quindi problematiche influenzavano anche la vita quotidiana. Non ho citato naturalmente tutto, citando la lana, la seta, c'erano i cosiddetti trattorieri della seta, che erano dei maestri proprio addetti alla trattura della seta, quindi alla produzione della seta, come c'erano tantissimi pastori e quindi tantissimi armenti, soprattutto pecore, capre, e quindi soprattutto la lana delle pecore che veniva praticamente veniva utilizzata e lavorata in loco, anzi spesso e volentieri nelle fiere che c'erano si portavano questi prodotti artigianali locali, quindi le fiere erano un punto importante perché erano un punto di scambio commerciale. Ho accennato all'Università Civium, perché io sì, adesso tra l'altro quasi moderato, quindi siamo in un certo senso cadere. Vivongi era un comune autonomo, diciamo, era un'università autonoma che aveva una sua struttura amministrativa. E all'epoca non c'era il Consiglio Comunale, c'era il pubblico Parlamento, che era l'assemblea di tutti i cittadini di sesso maschile, dai 18 ai 65, 68 anni più o meno, capi famiglia, che il potere deliberativo, cioè il pubblico Parlamento veniva convocato, negli atti che ho trovato, veniva convocato presso la lamia dell'abbadia, o sotto la lamia dell'abbadia, dice, quindi la località. Venivano messi c'era il serviente che era un addetto del comune dell'epoca, un banditore che per tre sere consecutive girava tutto il paese, i vicoli, diceva che c'era questa assemblea cittadina, questo pubblico parlamento, e diceva l'oggetto, cioè si discute di questa problematica o di quest'altra. Per esempio nel 1763 venne convocato un pubblico parlamento interessantissimo, perché ci fu una causa tra Vivongi, il comune di Vivongi e la Certosa, perché la Certosa pretendeva dai cittadini vivongesi, la popolazione, diritti che non gli spettavano, si chiamano angarie per angarie, diritti, cioè spessava la cittadinanza, e Vivongi riuscì, si trovò un accordo, la causa venne abbandonata perché si trovò, si venne fatta una convenzione che fu una conquista sociale per l'epoca per i cittadini di Vivongi. Io poi lo riporto all'altro, perché vengono stabiliti proprio che la Certosa non deve pretendere determinati diritti, poi non devono pretendere gli altri comuni che Vivongi paghi i cavallari. Chi erano i cavallari? I cavallari erano coloro che controllavano le marine. Siccome Vivongi non aveva territorio marino, dice, perché noi dobbiamo pagare i cavallari? Però poi su questo punto non la spuntavano, perché a fine Settecento anche il comune di Vivongi pagava, perché naturalmente controllando le marine, quindi c'erano le varie torri, Enzo ha scritto un bel volume, difendevano anche l'entroterra, quindi anche il comune di Vivongese. E riuscirono, c'è questa convenzione che è eccezionale perché mette dei punti fissi e tutela la popolazione, i cittadini di Vivongi, da questi soprusi che venivano fatti dalla Certosa, che chiedeva tasse, le maledette tasse che non gli spettavano. Accanto al pubblico parlamento c'era il reggimento. Che cos'è il reggimento? Era il sindaco e i due eletti, che si possono paragonare lontanamente al nostro assessore di Guglielmi, che erano il potere esecutivo, cioè il pubblico parlamento, l'assemblea cittadina stabiliva cosa fare e il sindaco dava esecuzione. Il sindaco a Vivongi, io sono riuscito, l'abbiamo trovato con Danilo,
abbiamo trovato, è raro trovare, perché per esempio io sono desiderato, per sé non l'ho trovato, i conti che lasciavano i sindaci nel 700, abbiamo trovato il volume dei conti dal 1760 al 1790. Da dire che credo che durerà un anno. Sì, sì, adesso lo dico. E quindi è interessantissimo perché siamo riusciti a ricostruire tutti i sindaci che ci sono stati dal 1700, da metà 700 alla fine, gli eletti. Il sindaco veniva eletto il 24 luglio, avevo oggi, ogni anno il 24 luglio, soltanto dopo il terremoto del 1783, per 4-5 anni è stato eletto a maggio, veniva eletto in pubblico Parlamento, c'era una terna di persone e non poteva, salvo casi rarissimi, ci sono proprio casi rarissimi, rifare il sindaco l'anno successivo. Quindi a fine anno, facciamo dal 1762 al 1763, poi sì, veniva eletto un nuovo sindaco che nominava il razionale, che era il revisore dei conti, e i due deputati che dovevano lasciare i conti, dice cosa hai fatto durante l'anno. Se era debitore pagava di tasca sua, se lasciava debiti al comune il sindaco doveva pagare di tasca sua. E ci fu una causa contro un sindaco calabrese, che si chiamava Calabrese, che era un magnifico, era uno dei quelli che avevano nominato, perché aveva dato i conti come aveva voluto lui, però poi la vinse questo Calabrese, dicevano i conti li ho dati bene, e quindi naturalmente non c'era solo il pubblico Parlamento, i sindaci, eccetera. Poi il comune aveva tutta una struttura, una serie di funzionari, addetti, c'era il cassiere comunale che teneva la cassa, l'esattore, poi c'erano i serpenti per nominato, i deputati che collaboravano per la revisione dei conti, il custode dell'orologio. Quasi tutti i comuni, io ho analizzato tantissimi conti dei comuni calabresi, avevano un orologio pubblico. E ogni comune, compreso quello di Bivongio, ogni universitas, annualmente c'era la spesa per la custodia dell'orologio pubblico. Non c'era né orologio da posto, c'erano pochi, c'erano questi, e c'era l'orologio pubblico e c'era un custode che, naturalmente il cancelliere che redigeva gli atti, Mastro d'atto si chiamava, durante i pubblici parlamenti e così via. E poi c'era la magistratura, cioè il giudice del luogo, che si chiamava luogotenente di giustizia, che amministrava giustizia civile, criminale e mista, e poi delle magistrature minori, la catapania, che era il controllore annonario, la nona, poi c'era la portolania, il portolano controllava l'entrata delle merci, perché purtroppo noi abbiamo passato ultimamente un'epidemia. Bisognava controllare che non arrivassero merci infette, quindi che potesse svilupparsi come è successo a Plagane della peste. Poi c'era il maestrato di fiera, il mastro di fiera, quando veniva svolta una fiera, veniva eletto un magistrato per quei giorni, e quindi se nascevano delle controversie su chi vendeva e chi comprava, decideva subito, e un'altra magistratura che la per la badiva, naturalmente tantissimi altri funzionari. 2 minuti e finisco. Devo ricordare, poi lo parlerà Danilo, uno dei più grandi illustri di Vongesi del Settecento, che è stato Tommaso Martini, quindi c'era anche pittore, che pittore c'era a Vongesi del Settecento. Voglio chiudere leggendovi, naturalmente di Vongesi, quando si sposavano, facevano, prima di sposarsi c'erano i capitoli matrimoniali, dove si stabiliva primo letto, secondo letto, cosa veniva portato, coperte, materassi, utensili. E in una casa, in un capitolo matrimoniale, c'è vengono portati anche dei libri, e c'è un elenco di 100 libri. Io ho ritrovato la maggior parte, tutti i frontespizio di questi libri. Poi Danilo approfondirà la questione, perché non è facile trovare nel Settecento calabrese una diffusione della cultura dal punto di vista libraio, mentre pare che ci fosse pure un libraio, perché venivano fatti i libri, cioè una cosa originalissima, non è facile da trovare. Finisco leggendovi due passi, eccola qua. Che cosa c'era? Allora, gli inventari, molte volte
quando moriva il marito o quando per altri motivi veniva fatto l'inventario di una casa, e l'inventario che veniva fatto ci fa entrare praticamente in una casa del Settecento. Vado a leggere due passi di un inventario di una persona sicuramente che non era ricca, era Caterina Bova, che alla morte del marito Giovanni Zaffino, che poi il notaio Francesco Bova, che fu quello che fu pure sindaco, andarono dentro la sua casa, piccola casa, e trovarono un saccone usato con paglia di dentro, due lenzuoli di ginestra, una salanda di ginestra usata, sei pezzetti di tavole vecchie, due crispici di legno, un tilaro, il telaio è quasi sempre presente proprio per quell'attività manufatturiera delle donne, sia nei capitoli matrimoniali e sia nell'inventario delle case. Poi c'era la maglia, sapete cos'era, dove si impastava la cosa, sì, un calderonello di rame usato, una lucerna, uno spido di ferro, tre piedi di ferro, un'accetta, due cozze, una vecchia cascetta di abeto, due piatti pieni di fave, erano ancora pieni di fave, un'altra cascia, tre piatti di faienza, due pignate di creta, una cannatella, quattro piatti rustici, due testi di creta per uso di preparare minestra, un sacco di ginestra usato, si lavorava la ginestra, una palla di forno, tre pignatelle, perché c'era anche il forno in qualche angolo della casa, dove tre pignatelle, un orciolo, cinque panare, in un'altra casa una caratteristica c'era, uno scacciatore per pigliare sorci, in data di oggi. Poi nella casa di Walter, del tedesco, era una casa molto più ricca, c'è l'inventario, l'ho trovato, anelli d'oro, libri, scritture, quindi era un altro tenore. Grazie, finisco. Sì, grazie. Leggeremo con attenzione questa fotografia del Settecento, ha scattato proprio una fotografia, Domenico Romeo. Grazie per il contributo, leggeremo con resteremo in attesa di poter leggere questo saggio. Adesso Vincenzo Cataldo, che continuerà, diciamo, il discorso sui beni e i luoghi di Bivongi, però nel periodo del post terremoto, almeno questa è l'introduzione all'argomento. Terremoto 1783. Buonasera, grazie. Ringrazio l'amico Giorgio per avermi invitato per questo progetto che ho condiviso fin dal primo momento, per ripercorrere gli avvenimenti del passato e adattarli secondo queste nuove prospettive di ricerca. E quindi abbiamo pensato di restituire alcuni aspetti pregnanti della storia di Bivongi, ripercorrendo appunto dalle prime del 1700 fino a fine Settecento. Io mi colgo proprio in questa prospettiva perché, come sappiamo, il 1783 è stato un anno infausto per la Calabria e per la Sicilia orientale, perché è stata colpita da un terremoto terribile, un sisma terribile, per cui abbiamo avuto una perdita di circa dai 35 alle 40.000 persone nella Calabria meridionale. E quindi come ha reagito Bivongi, che cosa c'è stato a Bivongi? Adesso io non vi sottrarrò anche io dal dire dalle operazioni che sono state compiute all'indomani del terremoto, quindi dell'invio da parte del governo su questi luoghi, di queste li chiameremo noi oggi interforze, no? Per capire che cosa bisognava fare sotto tutti i profili, e diciamo che vado direttamente a quelle che sono state le operazioni della Casa Sacra. La Casa Sacra viene istituita l'anno dopo, nel 1784, per cercare di ricostruire quello che era stato distrutto dal terremoto, comunque secondo nuovi parametri costruttivi.
E quindi per fare questo il governo incamera, sopprime i beni di conventi, di monasteri, e con questi soldi, con la vendita di questi terreni poi, che appartengono appunto a questi istituti, si doveva nella prospettiva di, appunto, di ricostruire le città. Ebbene, molti di questi beni furono venduti, molti di questi beni, altri invece no, e tra questi anche beni che appartenevano al patrimonio della Chiesa, ovviamente sotto forma di vasa sacra, cioè gli oggetti liturgici. Andremo adesso a vedere dalla ricerca che ho potuto fare presso l'archivio di Catanzaro, alla luce delle cosiddette ispezioni di Gerace, che hanno prodotto, appunto, abbiamo riassumato una corrispondenza importante per quanto riguarda proprio questo evento calamitoso. E quindi nel 1784, proprio nell'anno in cui fu istituita la Casa Sacra, l'ufficiale Lazzaro Perini convoca il, come diceva Mimmo prima, il luogotenente di Bivongi, che si chiamava Stefano Scidà e che sarà poi successivamente sindaco e anche uno degli acquirenti di alcuni beni della Casa Sacra, delle cappelle soppresse, e quindi convoca Scidà per presentarsi nella baracca, perché ovviamente subito dopo, all'indomani del terremoto, sono state costruite delle baracche al posto delle case, perché, dove non si poteva ovviamente stare ormai più. Quindi per dirci proprio le operazioni della Casa Sacra. Il parroco di Bivongi si chiamava Zaffino, e quindi assieme ai benestanti Agazio Michelotta e Francesco Flauti furono invitati a portare i libri contabili dei monasteri, quindi delle cappelle delle chiese. Quindi nella chiesa madre di Bivongi esistevano le cappelle laicali del Santissimo Sacramento, amministrata dallo stesso Scidà, del Rosario, amministrato da Mastro Zaccaria Bova, dell'Immacolata, amministrato da Mastro Pasquale Simonetti, del Purgatorio e di Santa Grazia, amministrato dal Reverendo Francesco Rossi, di Sant'Antonio di Padova, amministrato dal Reverendo Gregorio Coniglio, e così via. Erano tantissime cappelle che erano tutte, diciamo, concentrate in questa chiesa. E poi c'erano anche dei benefici laicali, di giuspatronato di San Michele, posseduto da Stefano Raspa, quello del Carmine, quello di San Biagio, e quindi, diciamo, molti di questi benefici che erano in mano, diciamo, sia ai sacerdoti che alla categoria dei mastri. Quindi la categoria dei mastri, cioè il secondo ceto, era ben rappresentato ed era una categoria Bivongi molto importante, che quindi produceva anche, era incoraggiato a fare anche queste operazioni. Nel paese vi erano anche le chiese di San Nicola, amministrata dal procuratore Giuseppe Gozzi, di Santa Maria di Paoletta, in quest'ultima chiesa vi era la cappella del crocifisso di giuspatronato della famiglia Grassi, probabilmente questi cognomi sono a voi noti, penso, anche nel tempo contemporaneo. E poi la chiesa di Ruta di Sant'Elia, di cui era il procuratore il reverendo Francesco Pisani. Ecco, in queste chiese che cosa si trovava? Nella chiesa di San Giovanni Battista si trovavano oggetti sacri e parati che attestano una rilevante dedizione al culto. Si tratta di sfere d'argento, pisse di una goccia d'argento, un incensiere d'argento con la navetta, vasi d'argento per la conservazione degli oli sacri, una congerie di calici in argento, poi due corone d'argento, una corona d'argento della statua vecchia dell'Immacolata, che era stata venduta al signor Gagliardi, cosiddetto di Monteleone. Queste venivano vendute perché poi a sua volta venivano trasferite a Napoli, dove venivano poi fuse. Quindi tantissimo patrimonio nostro che appartenevano alle nostre chiese di Vasa Sacra hanno preso la via di Napoli per poi essere fuse e trasformate appunto in oro o in argento. E quindi anche sotto questo profilo noi abbiamo perduto qualche oggetto importante che faceva parte di queste chiese. E poi ancora un calice della chiesa dei Sette Dormienti,
un calcio della chiesa di Santa Maria de Paoletta, quindi diversi, diciamo, oggetti che facevano parte integrante del patrimonio sacro di queste chiese. Gli agenti elencati rimasero in potere del curato di Bivongi, tranne una parte che, ripeto, sono stati poi inviati a Napoli per essere fusi, e con quei soldi poi si doveva affrontare la ricostruzione di questi paesi. Poi si fa un interessante, anche sotto questo profilo, un interessante inventario per quanto riguarda gli arredi, in base alle dichiarazioni del procuratore. Sono arredi che fanno denotare appunto la ricchezza di queste chiese, e quindi assieme ai parati liturgici compaiono un certo numero di giare. Le giare venivano utilizzate per la questa dell'olio nei frantoi. Ancora oggi io trovo nei diversi paesi delle giare o delle cumeli, no, le giare, queste piccoline, intitolate al Sacro Cuore di Gesù, alla Chiesa del Carmine, dove appunto veniva fatto tutto questo. Quest'olio poi veniva venduto e poi, insomma, si creava anche qui una piccola economia. E ancora poi dei quadri, bassorilievi, quadri di terra raffiguranti le immagini di culto più disparate, e poi tantissimi tessuti in seta che appartenevano appunto al patrimonio di queste chiese. Ricchissimo è il parato della confraternita del Rosario. C'era uno stendardo enorme, grandissimo, in seta, un lampadario d'ottone argento, 9 giare per l'olio, quindi mozzarette di sparo. Le mozzarette di sparo sono i cosiddetti mascoli, no? Quelli che vengono utilizzati per i fuochi d'artificio, e poi con un coppia d'argento, carte di gloria, un lavabo, e continua così poi anche nelle altre chiese, nelle altre cappelle, quelle del Santissimo, un pigliale tutto argento con fili d'argento, in tessuto d'oro, un crocifisso d'ottone, dei candelieri in ottone, e così si continua pure nelle cappelle dell'Immacolata, con un quadro raffigurante l'Immacolata che campeggiava insomma nella cappella, una statua d'argento, una statua in legno dell'Immacolata, una pianeta multicolore ricamata in sete oro, e poi crocifissi vari. E si continua così per la cappella del Purgatorio, sempre con questi quadri, con questi oggetti di grande valore. Ora, oltre a questo, vengono enucleate anche quelli che noi chiamiamo i censi bullali, e gli affitti e le vendite dei terreni che furono effettuate all'indomani appunto del terremoto. Sappiamo che in mancanza di istituti di credito, in quel periodo non c'erano ovviamente le banche, i prestiti venivano effettuati dai ricchi, quindi in questo caso dal clero, oppure dalle famiglie che vedevano un nobilium. Questo per evitare l'usura si faceva appello a una bolla di Niccolò V del 1452, che dava la facoltà della pratica creditizia al tasso compreso tra il 4 e il 10%. Oltre il 10% veniva considerato usura. Quindi abbiamo anche un elenco, che poi pubblicherò ovviamente nell'articolo, di questi censi bullari, proprio chiamati così, bullari dalla bolla di Papa Niccolò. Era una pratica molto diffusa e si rivolgeva sia alle classi più abbiette che a quelle meno abbiette. Ovviamente c'era un diffusissimo pauperismo, per cui tutte la classe contadina, la classe mercantile, generalmente si rivolgeva a questi istituti di credito per poter, che so, affrontare le spese per il matrimonio della figlia o pagare un debito, perché per i debiti all'epoca si andava anche in galera. Ma anche si rivolgevano alle classi più elevate quando si trattava di realizzare investimenti terrieri o per risolvere anche per loro debiti, contratti. Quindi si perviene anche alle rendite delle chiese, dove sono presenti anche degli animali dati a Soccita. Le unità di misura utilizzate dagli agronomi dell'epoca sono, per l'estensione del terreno, la tomolata, per quantificare il frutto, il tomolo, per la valutazione delle fronde del gesso, il rotolo, per i fichi si usava il tomolo oppure la pesa, a pisa cosiddetta in dialetto,
e dalla stima fu esclusa la quantità del frutto, le foglie del gerso per esempio, pure le olive, in quanto queste venivano vendute a parte. Gli appezzamenti di terreno si trovavano nelle contrade, io faccio un lungo elenco di queste contrade, eviterò adesso di dire qualcuna: Binge, Sant'Elia, Stincusu, Orticello, Noceto, Perocalli, Orticello, Cicco d'Oliva, uno dei più curiosi, le Corna del Drago, un'altra contrada di Bivongi, e così via, le potrete poi leggere nel mio saggio. Alcuni di questi appezzamenti si trovavano in territorio di Stilo, di Monasteraggi e di Pazzano, e poi ci sono anche degli immobili, delle case che venivano date in affitto a pezzi, diciamo, popolari, come si usava anche all'epoca, per poter consentire appure al braccentato di poter vivere. E quindi cosa notiamo anche attraverso gli atti che ho potuto consultare, che anche a Bivongi si conferma la tendenza a fine Settecento di sostituire le piante di gesso con le piante di ulivo, quindi c'è verso il 1770 in poi si va verso questa tendenza, e anche sono registrati un buon numero di castagni e in forme minore si ravvisano alberi da frutto. Diciamo, ho fatto uno specchietto, diciamo, per quanto riguarda la resa degli atti che ho consultato. Abbiamo degli ulivi con un totale di 1684 piante che vengono vendute dalla Casa Sacra, innesti di ulivi, quindi questo ci dice che veramente c'è questa tendenza per Oliveto. Abbiamo 98 registrate, le querce ascendono a 520 piante, il gerse a 505, quindi si vede la differenza tra 505 gerse e 1684 piante di ulivo, quindi significa proprio che c'è una nuova prospettiva dal punto di vista della coltivazione. Fichi 154 piante, è significativa anche questa, e poi abbiamo 80 piante di castagno, per un totale di 3041 piante che vengono censite dalla Casa Sacra. Concludo facendo un altro piccolissimo excursus per quanto riguarda le tasse che venivano, oltre alle tasse normali che ogni anno la popolazione di Bivongi pagava, ogni tot anni c'erano anche le sezioni, oltre alle sezioni dei cosiddetti fiscali, cioè delle tasse che venivano stipulate, venivano poi dati, diciamo, noi diremmo oggi a Cottimo, quasi con delle persone che poi le esigevano. Ci sono delle tasse che invece sono dovute direttamente al re, e erano costituite nel cosiddetto donativo del re, per cui tutte le università erano obbligate a dare ogni anno. Ora, cosa era successo a Bivongi? Era successo che il sindaco uscirà assieme al parroco nello stilare l'elenco, avevano anche messo in questo elenco le persone che non potevano pagare queste tasse, quindi le contribuzioni del donativo non avevano considerato queste classi sociali che non potevano pagare. Quindi, incurante dei dispacci governativi con cui venivano esclusi tutti coloro che non raggiungevano un certo reddito, avevano quindi lasciato questi poveri braccianti e non possedenti al pagamento del contributo, senza informare appunto che comunque il governo aveva dato per loro, erano state escluse appunto dal pagamento. Il mastro d'arte Francesco Saverio Condemi, su ordine del prete di Catanzaro, il prete era una sorta di prefetto attuale, convocò a Rancella il sindaco Scidà con il catastronciario, cioè l'elenco con tutti i cittadini che dovevano contribuire al pagamento delle tasse, da cui scaturì che la classificazione dei cittadini bivongesi era stata fatta appunto in maniera non coerente con quelli che erano stati gli dispacci governativi, e quindi furono da parte del preside, dai suoi emissari, dagli emissari del preside, furono invitati a rettificare questo elenco, ma nonostante questo sia il sindaco Scidà che il prete mantennero il vecchio elenco, facendo contribuire anche i nullatenenti. Una vendita della Casa Sacra fu effettuata nel 1791, questo per dare, diciamo, senso di quella che è stata la vendita della Casa Sacra, sul fondo denominato
Colazzaro, non so se esiste ancora, che era, apparteneva alla, alla soppressa cappella del Rosario di Bivongi. Il fondo, che era un piccolo fondo, del resto era una tonnellata e mezza, era dove c'erano fichi, gersinieri bianchi, fu acquistato dal, dal sindaco Stefano Scirà. È interessante la valutazione effettuata dagli apprezzatori, che si chiamavano Ilario Biagio e Alvaro Stefano di Riace e da Massaro Bernardo Tedesco di Santa Caterina, che distinguevano le piante di gessi bianche, bianchi di aumento da quelle di decadenza. Il termine alberi di decadenza si riferisce a piante che hanno raggiunto una certa maturità, quindi sono piante vecchie, mentre l'albero di aumento cosiddetto si riferisce alla pianta giovane e quindi sono diciamo delle, delle specificazioni molto utili a noi, perché possiamo capire quanti alberi per esempio di gesso o di fico o di ulivo vecchi c'erano e quanto invece giovani, e quindi la tendenza agli impianti sia a ulivo oppure a gessi nuovi. Alla fine insomma di questo, di questa informazione che ho potuto raccogliere attraverso la consultazione di queste altre cose, emergono tre cose in particolare, cioè che l'olivo quindi tende a sostituire il gesso e quindi conferma un dato regionale, che diversi argenti, diverse tipologie di base sacra prendono le vie di Monteleone, cioè di Vibo Valentia, e di lì poi a Napoli per essere fusi. E poi diciamo che si conferma la vendita della cassa sacra a favore del ceto emergente, cioè da parte di, della borghesia emergente, quella che poi nell'Ottocento darà vita alla borghesia vera e propria che noi conosciamo, e quindi sono stati esclusi dall'acquisto i contadini, che l'obiettivo del, uno degli obiettivi della casa sacra era proprio di certo di dare la terra ai contadini, ma come sotto tutto ciò viene ad essere poi negato, come anche in Posevo. Grazie. Grazie per amicizia e per affetto. Non presento Daniele. A me tocca chiudere, e vi devo dire che è molto difficile entrare nel contesto di quello che hanno raccontato i nostri amici storici di vaglia. Io sono un appassionato, Giorgio diceva, archivisti siamo topi di biblioteca o topi di archivio. Si è citato molto spesso il nome delle chiese di Bivongi, dimenticandoci che noi siamo in una di quelle chiese che ormai non ci sono più, siamo nella zona di, della chiesa di San Nicola, quindi sotto di noi ci potrebbero essere le cripte, poco più sotto c'era un mulino che apparteneva, era di pertinenza di questa, di questa, di questa chiesa, di questa confraternita, che è durata fino alla fine del Settecento, mi pare, dopodiché si perde memoria. Noi siamo qui oggi anche a parlare grazie a chi ha fatto questi documenti. Certo, la storia siamo noi, la storia sono stati i nostri avi, ma chi l'ha scritta sono stati i solerti burocrati dei comuni, i, i notai, gli avvocati, che ci hanno trasmesso questa grande mole di materiale. E vi devo dire che eravamo sbigottiti con, il, con l'amico Romeo della grande mole di documenti che ci sono su Bivongi, cosa che non si trova in altre parti, in altri paesi più grandi. Io invitavo Giorgio, nel continuare la sua ricerca storica, anche come comune, di cercare di far ritornare a Bivongi, anche se sotto forma di digitalizzazione, tutti i documenti che sono sparsi nei vari archivi. Questo anche per invogliare i nostri studenti a studiare appunto questo, questo aspetto storico del nostro paese. E voi sapete che io mi interesso maggiormente di archeologia industriale, e Giorgio l'aveva già citata. Mi è stato dato questo incarico di studiare proprio da, dal nostro amico Cataldo il catasto murattiano, e l'ho, l'ho sposato subito questo, questo, questo invito, perché mi permetteva di confrontare due pietre miliari del, per la conoscenza di un territorio, dell'economia e della vita, il catasto conciario e il catasto murattiano. Il catasto conciario è stato trattato egregiamente, e c'è un bel libro di Ugo Franco, che è anche mio fratello, quindi mi fa piacere ricordarlo.
Sì, ma anche un altro studioso che è fuori in Australia, che è Salvatore Riggio, che è citato anche dal nostro amico Romeo, ha fatto un egregio lavoro sul 700 piemontese, si è laureato anche con il 700 piemontese e ha prodotto anche quella ricerca sugli stranieri di Bivongi, che può sembrare un qualcosa così, arrivarono gli stranieri, venivano a lavorare da noi eravamo un qualche cosa, ma l'importanza di questi stranieri non è stato solo quello che hanno dato dal punto di vista del lavoro, ma anche della mentalità cambiata. Io dico sempre che Bivongi abbiamo questa mentalità perché ci viene trasmessa dai nostri avi, e tra i nostri avi ci sono anche questi stranieri che si sono sposati. Qualcuno ha fatto anche il sindaco del paese dopo appena 12 anni che arriva, cambiando il suo nome da Walter con la doppia V in V, della nostra lingua. Uno straniero che ha fatto il sindaco dopo 45 anni. Voglio dire, questi stranieri hanno arricchito la nostra cittadinanza, però poi a un certo punto scompaiono, spariscono. Io faccio un'analisi nel testo che poi leggerete. Nel giro di 50-60 anni ne rimangono uno o due. Molti sono andati via, altri avranno avuto solo figlie e quindi non hanno trasmesso questo cognome. Ne trovate uno nell'elenco dei caduti della Prima Guerra Mondiale, un certo, mi sembra, Antonio Berger, e noi, mi ricordo da ragazzi, dicevamo a comare Caterina da Bergera, che non era altro che stava a San Nicola vicino a casa nostra, sì. E quindi questi nomi scompaiono perché naturalmente non riescono a trasmettere il cognome. E cosa dicevo? Sul catasto onciario ha già trattato mio fratello Ugo, e emerge un dato molto importante. A distanza di 60 anni dalla stesura dei due catasti, uno nel 1746, l'altro nel 1810-11, con l'arrivo dei Napoleoni, di con Gioacchino Murat, la popolazione di Bivongi esplode. Il nostro amico diceva che la popolazione di Bivongi nel 500 era di appena 100, poi si arriva ad essere intorno a 900. Noi nel 1746 avevamo 895 abitanti con appena 243 famiglie. Gli attivi erano 159. Probabilmente è falsato questo, perché quando c'era da fare il censimento qualcuno se la scappava per non essere censito e non essere tassato. Va bene. Nel 1811, dopo appena 60 anni, arriviamo ad avere a Bivongi ben 639 famiglie. Arriviamo ad avere 1634 abitanti, e se tagliamo a metà la popolazione, maschietti e femminucce, ne rimangono 800. Ebbene, 720 lavoravano. Il che vuol dire che a Bivongi c'era un'economia che trainava. Ma ancora di più, oltre ai bracciali, che sono quelli addetti ai lavori di fatica, ai contadini, eccetera, eccetera, troviamo una grossa novità a Bivongi. Non ci dimentichiamo che Bivongi è sempre stata investita da un discorso industriale legato alla alle miniere e alle ferriere. Ebbene, Bivongi finisce di avere le ferriere all'inizio del 600, quando la ferriera di Argalia viene dismessa e iniziano a lavorare a pieno ritmo le ferriere di Stiro. Ancora Mongiano non c'era, ancora Ferdinandone non c'era, ma c'erano le ferriere Arcà, Murata, eccetera, eccetera. Ebbene, Bivongi dal 1746 aveva appena 19 addetti nelle ferriere. Andavano a lavorare nelle montagne di Stiro. Ebbene, nel 1811 arrivano ad essere 80. Il che vuol dire che Bivongi riusciva a offrire condizioni di vita meno gravi da quelli che ci potevano essere a Stiro, controllate dal capitano Reggio. Qui c'era la certosa, quindi anche un modo più largo, più, diciamo, più umano di trattare i cittadini, e anche gli stranieri che vengono dall'Austria, vengono dal Belgio, dalla Sassonia, scelgono di vivere a Bivongi. E questo provoca anche qualche problema, non tanto con la società dei Bivongi, che grazie a loro noi siamo quelli che accettano tutti, quelli che sono molto aperti, me lo riconoscono anche gli amici che vengono da Siderno. Succede qualche cosa con il prete. Il prete Raspa, nel suo novenario di Mamma Nostra, chi va a chiesa l'avrà letto,
dice proprio che a Bivongi non si conosceva la bestemmia e i cattivi costumi che ci vennero portati da gente che venne a lavorare nelle fabbriche, nelle ferriere come fabbri. Quindi c'è un bel modo di approcciarsi alla storia, non solo la storia illustre, ma anche la storia piccola. Finisco subito perché vi vedo un pochettino e poi leggerete nel libro. Nei lavori che si trovano a fianco dei ferrazzuoli, dei fonditori, dei capimastri, dei bracciali, lo anticipava il nostro amico Romeo, riesco a trovare una librara, il che ci fa pensare che a Bivongi ci fosse, non dico una tipografia, ma un qualcosa del genere. Sicuramente non facevano i bestseller, probabilmente facevano che cosa? I registri che servivano ai comuni, alla chiesa, ai notai, perché dovevano essere fatti a stampa. Ma poi ritrovo ancora, dopo 20 anni, sempre nell'Ottocento, come? Sì. Trovo ancora un legatore di libri, un certo Raspa di 22 anni, che avvalora il fatto che a Bivongi ci fosse una categoria che si interessasse di questo. E poi stranamente trovo uno Strozzi, probabilmente uno strozzino, lo catalogavano come professione. Ed è molto interessante, se voi andrete a leggere poi il libro che verrà stampato dal comune, quando io ho letto questi nomi, io leggevo un nome ma vedevo l'erede, vedevo il nipote, il pronipote, perché i cognomi sono sempre quelli che si ripetono. E in più, dove c'era un caso di omonimia, aggiungevano il soprannome, non sotto forma di ingiuria, ma sotto forma di distinguo, e ancora molti soprannomi che erano allora ce ne sono ancora oggi. Quindi è una ricerca che deve continuare assolutamente, per questo io invito i futuri amministratori, spero che ce ne sia qualcuno qui che si siederà dove siamo seduti noi, che punti sulla cultura, perché noto un grosso scollamento tra noi che abbiamo una certa età e i nostri giovani. Io non vedo giovani in questa sala, vedo persone della mia generazione, qualcuno solo più giovane, ma che dovrebbe avvicinarsi a questa nostra storia, perché siamo noi gli eredi di quelli che hanno fatto la storia, sono loro i nostri eredi, di noi che stiamo facendo la storia. Vi ringrazio e chiudo. Anzi, chiedo scusa, termino dicendo che mi ero portato, se Giorgio mi fa entrare qui, durante le mie ricerche negli archivi, mi sono imbattuto in un qualcosa che credo che farà, vai nella, no, nella, no, 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 sotto, sotto, vai più, c'è più, sì, sono sotto, questo è Gaetano Rota, sono imbattuto in questa cartina, che ho nell'archivio di Stato di Reggio, è una cartina che è associata alla divisione del Reggio Demanio, perché quando il Reggio Demanio con la legge sulla versione feudale nell'11 è stata ripresa poi pari pari nel 1861, chi ha fatto la divisione della montagna di Stilo ha preparato anche queste cartine. Questa doveva essere una cartina che nell'archivio di Bivongi c'era, come c'era quella di Pazzano, di Stilo, di Camino e di Stignano. È una cartina del 1876 che racconta quello che è il nostro territorio. Cosa strana, in una levata dell'IGM del 1870, Bivongi ha ancora un'isola territoriale staccata dal centro urbano. Nelle levate del Novecento questa isola scompare. Ho fatto una copia, spero che il vice sindaco la accetti e che la possa mettere in questa sala comunale che è la casa di sua appartenenza. Grazie, scusate. Sì, sono io che ringrazio tutti voi per questa gradita e elevata, diciamo, prolusione di argomenti per noi abbastanza interessanti. Dicevo che la storia ci serve perché dalla storia e dalla cultura nascono i progetti e per il futuro, e mi rivolgo soprattutto, come già faceva Danilo, ai giovani affinché abbraccino questo concetto di cultura, perché
attraverso di essa che si cresce e si rende, si diventa autonomi e si può anche creare presupposti di vita sociale e culturale in un paese come il nostro, che ha bisogno ancora di tanta attenzione, di tanta di essere seguito con più presenza, con massima attenzione, perché non vogliamo che i giovani perdano la via della legalità, e quindi che sia un paese veramente che cresca nei modi più consueti della civiltà comune, della civiltà moderna, soprattutto che siano affrancati da ogni condizionamento sociale, politico e anche di malaffare.